L'albero di Natale inaugurato a Castel d'Azzano conferma il legame tra la comunità e l'azienda che con il Natale ha un forte legame. Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. È un albero di Natale particolare, questo inaugurato a Castel d'Azzano. È stato realizzato da Bauli, nel comune dove ha sede il proprio stabilimento principale. Alto 7 metri, è stato acceso con una grande festa. Si rinnova così il legame tra il territorio e l'importante realtà produttiva. Sta diventando una bellissima tradizione che dura tanti anni e speriamo che prosegua così ancora per molti anni. È veramente, devo dire, bellissimo vedere così tante persone che si riuniscono in piazza per questo momento che devo dire non deve mai passare così, dato per scontato. E sono veramente contento, difatti approfitto per fare gli auguri personalmente anche da parte di tutta la mia famiglia che è presente con me. Il varo dell'albero di Natale Bauli e l'accensione delle luminarie curate da AGSM ha visto scendere in campo l'intera comunità di Casteldazzano, con gli alpini impegnati nella preparazione di cibi e bevande calde, ma anche con la banda Le Penne Nere. L'intrattenimento musicale, a tema ovviamente natalizio, ha visto anche i bambini delle scuole Cesari. E questa è un'occasione tra le tante di collaborazione con l'amministrazione comunale, perché è bello, insomma, avere le famiglie in piazza, i bambini che cantano, ci scaldano il cuore. L'esteriorità contribuisce a creare l'atmosfera che in questo periodo ci induce a dare il giusto valore alle cose. Finalmente è Natale, basta con tutte le routine della frenesia della vita quotidiana, ci concentriamo sulle cose preziose, sulla solidarietà, sugli affetti più cari per celebrare insieme il Natale. Qui a Castel d'Azzano lo facciamo con due celebrazioni, due o tre importanti avvenimenti, specialmente il 15, domenica 15, nel Teatro di Rizza, una grande festa per il Natale dei bambini, con il teatro e tante altre attività per i nostri piccoli.